Grazie Presidente. Purtroppo non sono soddisfatta e lo dico con rammarico perché su un tema del genere avrei voluto essere soddisfatta chiaramente dell'operato del governo e della ricerca di soluzioni. In realtà quello che ci ha appena detto il sottosegretario è che l'attività di analisi che è stata condotta non fa altro che confermare che c'è un trend in aumento dei tempi di attesa all'interno del pronto soccorso, che c'è un problema di accessi perché evidentemente le persone non trovano risposta altrove nella medicina territoriale e quindi si recano al pronto soccorso, non hanno il medico di medicina generale, se prenotano una visita specialistica le liste di attesa sono anche di anni, quindi è chiaro che questa cosa pesa inesorabilmente sull'accesso ai pronto soccorso. Vede, noi per questo proponevamo un'attività di monitoraggio e di ispezione direttamente del Ministero all'interno del pronto soccorso per andare a verificare con mano che cosa accade, se i dati sono corretti oppure no, se quello che riportano le agenzie di stampa, quello che denunciano i sindacati. E penso per esempio anche al Nursind che in Campania insomma, denuncia la mancata attuazione delle linee guida del 1 agosto 2019 sia un dato corrispondente alla realtà. Noi crediamo che questa attività di monitoraggio e di ispezione sia fondamentale perché stiamo parlando della salute delle persone, perché un collasso dei pronto soccorso significa un'incidenza, un aumento delle mortalità, significa, e a tal proposito per alcuni casi che si sono verificati solo qualche mese fa abbiamo interrogato il governo, significa non ricevere adeguato soccorso in tempi brevi. Mi ha parlato della medicina dell'emergenza-urgenza. Ebbene, lo scorso governo, nella scorsa legislatura, al Senato era iniziato un importante lavoro che impegnava l'allora governo, lavoro interrotto poi per ovviamente la fine della legislatura, ma che, da cui si potrebbe trarre tesoro, si potrebbe fare tesoro e iniziare ad implementare quelle azioni che erano state previste. Perché vede, quelle azioni sono fondamentali per ridare forza alla medicina territoriale. Quando si parla di medicina territoriale si parla di sanità pubblica, perché quello che noi non vogliamo assolutamente è che si verifichi nel resto d'Italia quello che già avviene in alcune regioni, dove anche i pronto soccorso sono gestiti da privati. E per questo per noi è inammissibile, perché la salute è un diritto primario che va garantito a tutti e a tutti e il nostro Servizio Sanitario Nazionale va tutelato. Allora noi vi preghiamo di mettere in atto quello che vi abbiamo proposto, di derogare al tetto di spesa per l'assunzione del personale, perché senza personale non c'è discorso che tenga sulla sanità pubblica. Vi preghiamo di verificare che le linee guida già del 1 agosto 2019 siano state declinate, siano state realizzate in ogni regione, e vi preghiamo di appurare che ogni cittadino di questo paese abbia le cure necessarie. Ripeto, cure che devono essere erogate dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. Concludo ringraziando i nostri consiglieri, i nostri presidenti di municipalità che stanno facendo un lavoro incredibile per chiedere anche la riapertura di alcuni pronto soccorso in città. Quindi io mi auguro davvero che questa sia una priorità del governo, perché è un'emergenza non più rimandabile.